A Teramo il comitato Pro Mazzini chiede di vedere tutta la documentazione dopo la conferma di voler realizzare il nuovo ospedale da 500 posti nell'area di Pianotaccio. Decisione ribadita dalla regione durante l'ultimo incontro avvenuto con il direttore generale dell'ASL di Giosia. Una netta presa di posizione che ha nuovamente riacceso la polemica sulla scelta portata avanti in questi anni dall'azienda sanitaria da parte delle 32 associazioni riunite nel comitato, che invece sostiene la proposta di riutilizzo di strutture e aree attualmente già occupate dall'ospedale Mazzini a Villa Mosca. Sì, la ASL Valanzi ne assumesse la responsabilità, noi siamo contrari a questa decisione perché vorremmo che il nuovo ospedale sorgesse a Villa Mosca, ci sono già i soldi disponibili, mentre per quanto riguarda quell'altra soluzione, Piano d'Accio, servirebbero oltre 100 milioni ancora in aggiunta a quelli disponibili, li pagheranno sicuramente i cittadini, non è che questi soldi vengono regalati. E noi siamo contrari per una serie di ragioni che abbiamo esposto. Se ne assumessero la responsabilità, noi siamo attenti, vogliamo che la procedura assolutamente sia legittima. Attualmente invece ci sono molti dubbi sulla procedura amministrativa, del tipo bisogna fare una comparazione tra i siti, invece che cosa ha fatto la ASL? Ha scelto un sito predeterminato e ha dato un incarico a una ditta per quel sito. Quindi la comparazione, se deve essere fatta, deve essere fatta su tutti e cinque i siti con degli studi appropriati. Questa cosa ci lascia molti dubbi, noi faremo gli accessi agli atti, verificheremo e quindi faremo i ricorsi opportuni, eventualmente riscontreremo delle irregolarità, come presupponiamo che ci siano. Se la cosa dovesse risultare illegittima, dobbiamo procedere per le strade giurisdizionali indicate, diciamo, dalla norma, dalla legge. Quindi i ricorsi li faremo sicuramente se questo dovesse accadere. Se invece tutta la procedura è corretta, va bene, a quel punto se ne assumesse la responsabilità, è un fatto politico e quindi noi, se anche, diciamo, con delusione, ma dovremmo rinunciare a azioni amministrative se tutto è corretto. Ma non ritengo che sia corretta la procedura.